Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro: Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Sembrerebbe questa una occasione buona per Gesù di dimostrare finalmente a questi scribi e farisei il valore della sua vocazione, la sua reale autenticità e autorevolezza. Ma dietro questa richiesta perentoria e anche un po' esagerata, c'è l'atteggiamento di chi già ha visto molti segni e non solo non li ha riconosciuti, ma addirittura li ha contrastati con interpretazioni che facevano di Gesù non il Messia del Dio benedetto, ma un discepolo di Satana. E allora ecco che questa richiesta diventa segno evidente di questo atteggiamento stolto di una generazione malvagia e perversa, che non è in grado di cercare se non le proprie risposte, le risposte ai propri desideri e di far di tutto per manipolare Dio e le azioni di Dio per i propri obiettivi. Ed è qui allora che tutto diventa in qualche modo evidente, e cioè se Dio è come voglio io, allora è secondo le mie attese e mi corrisponde, altrimenti ecco che lì non riconosco il Signore. Di fronte a questa ottusità e a questa anche chiusura, Dio risponde in qualche modo con il silenzio. L'immagine di Giona che scompare per 3 giorni e 3 notti, l'immagine del figlio dell'uomo che viene eliminato nel silenzio e per 3 giorni e 3 notti scompare nella terra. Dio quindi risponde con un silenzio che è un segno clamoroso, il silenzio del Venerdì Santo, il silenzio assordante che ricorda all'uomo che le sue pretese perverse e malvagie non sono altro che una chiusura stolta e autodistruttiva nella propria peccaminosità. Ecco allora il segno di Giona, che è il segno che resta, che è in fondo il segno della passione di Gesù, che è il segno di un Dio che non ci lascia, di un Dio che entra nel nostro peccato e lo salva, di Gesù che per 3 giorni dimora in questa realtà più tenebrosa che è la nostra paura, che è il nostro senso di non sentirci accolti e amati da nessuno. Paolo della Croce, nostro fondatore, aveva ben capito che la croce è il mistero più grande, un mistero che salva, ma un mistero che va anche annunciato. E così scrive appunto un giorno a padre Pietro Vico: Ho pregato il sovrano divino a ciò divengano tutti grandi operai nella vigna del Signore e trombe sonore per pubblicare all'universo mondo l'amore infinito di Gesù Cristo, mostratoci specialmente nella santissima sua passione morte.